Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare della vicenda che riguarda la Nora Spirale, l'azienda che produce stivali in gomma nel comune di Pescaglia, nella quale lavorano anche diversi versiliesi e per la quale si sono mobilitati anche i comuni di Camaiore e Massarosa. Ecco, adesso la regione e le istituzioni chiedono all'azienda il ritiro dei licenziamenti e l'apertura della cassa integrazione. Sentiamo. Il ritiro della procedura di licenziamento per gli oltre 38 dipendenti e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio. È quanto chiesto dalla Regione e dalle istituzioni per l'azienda Nora Spirale, specializzata nella produzione di stivali in gomma nel comune di Pescaglia. Nel corso dell'incontro avvenuto a Firenze, l'azienda ha ribadito la motivazione che l'hanno spinta ad avviare le procedure di licenziamento, con la disponibilità ad assumere 15 dei dipendenti dello stabilimento di Pescaglia nella sede di Trieste. Un'ipotesi questa che le istituzioni hanno considerato oggettivamente impraticabile. Dopo aver rinnovato all'azienda l'appello a rivedere le proprie decisioni e a tenere presente la responsabilità sociale verso un territorio dove 40 posti di lavoro rappresentano una quota importante dell'occupazione complessiva, il consigliere per il lavoro del presidente Rossi Simoncini ha chiesto di valutare in via subordinata al ritiro dei licenziamenti l'ipotesi di accedere allo strumento della cassa integrazione per cessazione di attività, che garantirebbe, oltre al sostegno al reddito dei lavoratori, un anno di tempo in più per la ricerca di nuove attività che consentano il mantenimento dell'occupazione. E sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale del PD Stefano Baccelli, un atteggiamento di chiusura per tutti noi assurdo, dice, e intollerabile quello che hanno dimostrato i rappresentanti aziendali. È duro appunto il commento del consigliere regionale presente al tavolo di crisi. L'operazione che i vertici aziendali si sono prefissati per noi non è accettabile. Ci opporremo con tutte le nostre forze. Non molleremo e non faremo spegnere i riflettori su questa vicenda. Bravissima. Spostiamoci a Forte dei Marmi per pare di commercio, in particolare dei temporary store, esercizi commerciali che aprono, durano 3 mesi per poi traslocare da un'altra parte. Ecco, all'indomani dell'approvazione del nuovo codice del commercio da parte del Consiglio regionale, che conferisce ai comuni più forza su questo tema, il mondo del commercio unito chiede dei provvedimenti, quindi che anche questi negozianti vengano tassati per contribuire al decoro cittadino. Sentiamo. Superano la decina i negozi a tempo che aprono, restano in città nei 3 mesi estivi e arrivederci all'anno successivo, di nuovo nel clou del turismo versiliese. Il fenomeno temporary store ormai diffuso e radicato da più di qualche anno a Forte dei Marmi, una moda che sembra essere in continua espansione nella cittadina VIP e che piace poco ai commercianti delle storiche boutique. Ma ora c'è un nuovo codice del commercio approvato dal Consiglio regionale e che per la prima volta contiene la regolamentazione dei temporary store, conferendo ai comuni maggiore potere decisionale. Un'opportunità che secondo il mondo del commercio Forte Marmino deve essere sfruttata al meglio, prima che sia troppo tardi. Mentre aumentano queste attività temporanee, infatti, continuano a chiudere di contro i negozi storici e su quelli che resistono, 12 mesi all'anno si intende, ricade tutto il peso economico di un decoro troppo costoso da mantenere. Io penso che il comune, visto che in questo momento può fare qualcosa, dovrebbe mettere una tassa come una piccola tassa per far partecipare queste persone che comunque vengono 3 mesi, solitamente oltre a parte l'affitto non lasciano niente al paese. Una tassa per contribuire a tutto quello che facciamo noi anche come commercianti, l'illuminazione di Natale. Noi è 5 anni che la organizziamo come centro commerciale naturale e si parla di un contributo più di 20.000 euro. Un'altra forma che è quella delle api che in questi anni sta proliferando. Che sono piccole apette dove c'è comunque dal costume all'abbigliamento, che sono apette itineranti e vendono il prodotto. È chiaro che, come ti dicevo, che a Forte dei Marmi ci vengono tutti volentieri.
Adesso cambiamo argomento e parliamo di multe stradali, un tema molto sentito perché accomuna tutti. Ebbene, il Comune di Viareggio nel 2018 ha incassato ben 2.310.000 euro di multe, un introito che è aumentato quasi di 600.000 euro rispetto al 2017. Mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno. Sentiamo Massimo Mazzolini. Gli incassi da multe volano nei primi 10 mesi del 2018, raggiungendo nel comune di Viareggio la ragguardevole cifra di 2.310.000 euro. Nel 2017 l'incasso nei 12 mesi fu di 1.742.000. Le tabelle del Cervellone Comunale, che monitora incassi e pagamenti dell'amministrazione viareggina, traducono in cifre le sensazioni quotidiane di tanti automobilisti e motociclisti alle prese con l'autovelox, divieto di sosta e altre infrazioni al codice della strada. Rispetto al 2017 l'importo delle sanzioni amministrative è aumentato di ben 568.000 euro e mancano ancora 2 mesi alla fine del 2018. Dunque, tolleranza zero o quasi. Dai divieti di sosta agli eccessi di velocità sono in netto aumento i verbali e le conseguenti sanzioni emessi dagli agenti della Polizia Municipale che ogni giorno pattugliano le strade di Viareggio. Sono dati incoraggianti quelli che arrivano dal comando, spiega l'assessore Maurizio Manzo. E questo purtroppo lo dico perché vuol dire che c'è un po' di indisciplina che dovrebbe essere regolata dai viareggini e dai turisti. Questo fa fronte anche di un calo del personale della Polizia Municipale. C'è da dire che c'è anche un incremento anche della riscossione di queste sanzioni. Scendendo nel dettaglio, per i divieti di sosta si passa da 36.000 del 2017 a 47.000 del 2018. Sempre in tema di sosta, le multe per lo spazzamento sono passate da 3.720 nel 2017 a 7.036 nel 2018. 1.382 sono gli eccessi di velocità nel 2018 contro i 764 dell'anno passato. Parliamo in questa sede solo delle sanzioni amministrative, aggiunge Maurizio Manzo, ma la municipale, coordinata dalla comandante Iva Pagni, sta facendo un ottimo lavoro anche sul fronte del penale, dai sequestri al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. E a proposito di sosta selvaggia, sono arrivate in queste ore sul tavolo della nostra redazione diverse segnalazioni su quanto avviene in Darsena, nel parcheggio dei cantieri di fronte via Giorgetti, via Ronca e via Amendola, tutto documentato da queste immagini. Siamo invasi dalle autovetture che parcheggiano su entrambi i marciapiedi, in divieto di sosta con rimozione coatta e lo sfogo di una residente. Nessun vigile a sanzionare le infrazioni, nonostante a 150 metri ci sia il parcheggio dell'ex tiro a volo completamente libero e gratis. E ancora, lo spazzamento delle strade avviene ogni 2 settimane. Le erbacce e i rifiuti fanno da padrone, prosegue. Una volta era una zona tranquilla e su cui si fantasticava lo sviluppo turistico di Viareggio. Oggi è invivibile di giorno e di notte. Spostiamoci adesso a Pietrasanta, alle scuole di infanzia Rodari e Peter Pan mancano bidelli e finché non arrivano i rinforzi i bambini saranno costretti ad uscire un'ora prima da scuola. Il caso è scoppiato in queste ore, lunedì è attesa un'assemblea aperta ai genitori indetta alla Croce Verde per sollecitare il provveditorato regionale. In questo momento bidelli e personale sono in stato di agitazione. Sentiamo Federico Conti. Uscita anticipata da scuola per circa 120 bimbi delle scuole dell'infanzia Rodari di Tonfano e Peter Pan di Val di Castello, con conseguente annullamento del servizio scuolabus e disagi infiniti per le famiglie. Motivo? Mancano i bidelli e finché non arriveranno i rinforzi, i due plessi dovranno chiudere in anticipo di un'ora alle 15. 13 collaboratori in forza all'Istituto Comprensivo Pietrasanta 2, che ne ha chiesti altri 3 all'Ufficio Regionale Scolastico per poter garantire le attività di pulizia, sorveglianza e sicurezza per i più piccoli. Ma da Firenze non ci sono state ancora risposte e così il personale ATA ha deciso di stoppare gli straordinari finché non ci saranno i rinforzi richiesti. Per lunedì pomeriggio alle 17 alla Croce Verde è indetta un'assemblea aperta ai genitori per sollecitare il provveditorato regionale. Si è attivata intanto l'assessore comunale all'istruzione Francesca Bresciani. Il ritardo non è dovuto al comune, sottolinea, ma ci stiamo muovendo per trovare entro 48 ore soluzioni alternative con l'ausilio di associazioni di volontariato. Siamo dalla parte delle famiglie, ha dichiarato. Il caso, scoppiato in queste ore al comprensivo Pietrasanta 2, fa riaffiorare la cronica carenza di personale scolastico, che si continua a soffrire anche dopo lo scorrimento
scorporo del mega comprensivo avvenuto lo scorso anno. I bidelli, costretti da anni a lunghi e continui straordinari per garantire l'attività pomeridiana, sono pronti adesso a nuove iniziative, anche al blocco mensa. L'assessore Bresciani in questi giorni incontrerà il dirigente scolastico per affrontare tutte le criticità. Spostiamoci adesso a Massarosa. La raccolta differenziata porta a porta coprirà da fine febbraio tutto il territorio. La raccolta differenziata porta a porta sarà attiva da fine febbraio in tutta Massarosa. I cassonetti e le campane verranno quindi totalmente rimossi dal territorio, con un vantaggio per il decoro delle frazioni. Con l'estensione del servizio nelle frazioni di Bozzano, Quesa, Compignano, Massaciuccoli, Pieve Aelici, Montigiano, Gualdo e Valpromaro, spiega l'assessore all'ambiente Agnese Marchetti, realizzeremo l'obiettivo di estendere il porta a porta sul 100% del territorio comunale. Tutto questo mantenendo i costi inalterati, grazie alla collaborazione di Ersu, che ha ottimizzato al massimo i servizi per abbattere le spese. Si tratta di ulteriori 3.500 utenze domestiche e commerciali che nei prossimi mesi saranno coinvolte in riunioni per spiegare le nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda le utenze commerciali e artigianali, sono previsti ulteriori passaggi di ritiro rifiuti rispetto al calendario attuale. Continuerà inoltre la lotta alle discariche abusive. Lo faremo, spiega l'assessore, attraverso il pattugliamento del territorio e l'utilizzo delle telecamere, che ad oggi costituiscono ancora un grandissimo problema, sia per il danno ambientale che producono, sia per i costi di rimozione che si abbattono poi sui cittadini. Il Carnevale di Viareggio ha la sua accademia, la prima accademia laboratorio che ha l'obiettivo di valorizzare e divulgare il mondo della cartapesta. È nata la Carnival Lab Academy, la prima accademia laboratorio dei mestieri per la divulgazione e la valorizzazione del mondo della cartapesta del Carnevale di Viareggio. Nella rinnovata sala Floriano Marchi in Cittadella si è tenuto il primo workshop con la lezione affidata al massmediologo e consigliere della fondazione Klaus Davi e al docente di marketing Paolo Corti. Un progetto innovativo voluto con forza dalla presidente Marialina Marcucci, che vuole mettere in contatto i costruttori con il mondo della comunicazione, dello spettacolo e dell'intrattenimento. I temi affrontati spazieranno dal marketing management alla robotica, dall'alto artigianato al design, fino alla gestione dei grandi eventi. I cari Carnevali di Viareggio sono conosciuti in tutto il mondo, ma non tutti conoscono il lavoro che c'è dietro per fare un carro, che è un lavoro che impiega tutto un anno. Ed è un know-how interdisciplinare, perché interessa la progettazione, la carpenteria, la meccanica per i movimenti, i costumi, le coreografie. Quindi è una ricchezza che abbiamo soltanto a Viareggio e quindi dobbiamo valorizzarlo. L'Accademia si rivolge agli addetti ai lavori, ai carristi, al sistema viareggino che va attorno, gira attorno a questa importantissima realtà. Però poi gli effetti vanno su tutti, perché se riusciamo a incidere e a aiutare nei carristi di evolvere in un'ottica imprenditoriale, a quel punto i benefici sono per tutti. La prima sessione di workshop riservata ai costruttori si concluderà con l'inizio dei corsi mascherati. La seconda sessione riprenderà da aprile e vedrà docenti i maestri artisti della cartapesta. Sarà aperta agli studenti degli istituti d'arte e a tutti coloro che vorranno conoscere dettagli artistici e artigianali del mestiere. Spostiamoci adesso sulle colline di Seravezza. 3 ettari di terreni pubblici saranno affidati alle cure dei privati. Manutenzione e taglio dell'erba a costo zero per la comunità in cambio della raccolta delle olive. 3 ettari di terreni pubblici con 430 piante di olivo situate tra la piana di Querceta e le colline di Seravezza saranno affidate alle cure dei privati. Potature, tagli erba, concimazioni, riparazioni delle recinzioni, ripristino di buche e avvallamenti, manutenzioni ordinarie, lavori che saranno a carico del privato e a costo zero per la comunità. Tutto questo in cambio della raccolta delle olive, unica remunerazione per l'impresa.
È la società agricola Paradis Agricole di Pietrasanta ad essersi aggiudicata la gara indetta dal Comune per gestire questi terreni pubblici per i prossimi 4 anni. Ad ottobre è stato diffuso l'avviso al quale hanno risposto 4 soggetti interessati ad accollarsi le manutenzioni in cambio della raccolta delle olive, ma il bando di gara, spiega l'assessore al patrimonio e ai lavori pubblici Giuliano Bartelletti, ha partecipato soltanto la società agricola Pietrasantina, che si è aggiudicata l'appalto con un'offerta migliorativa rispetto alle richieste base del Comune. Le difficoltà dei comuni in questo settore sono ben note, sottolinea l'assessore. Pochi soldi, scarso personale, tanti spazi da tenere in ordine, da cui l'esigenza di intercettare la sensibilità e l'interesse dei privati per coniugarli con quelli pubblici. Per la manutenzione degli spazi verdi non ci fermeremo qua, conclude. Lavoreremo in un'ottica di collaborazione sempre più stretta con i privati. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale. Adesso un breve break pubblicitario e poi la pagina sportiva. Ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. In apertura all'hockey su pista contro il Tiene, il CGC ha dato spazio al giovane Liam Rosi. Sentiamo Roy Lepore. Nella partita contro il Tiene, l'allenatore del centro giovani calciatori Francesco Dolci ha voluto dare spazio anche al giovane Liam Rosi, under 20 della nazionale, acquistato dall'SPV Viareggio, uno dei giovani più promettenti dell'hockey italiano, che sperava di poter giocare, come chiaramente spera di poter giocare in altre partite. Ascoltiamo i nostri microfoni e poi a seguire il direttore sportivo Alessandro Pardini. Sono molto contento perché ovviamente ero abituato a altre cose, quindi mi sono ritrovato in un palcoscenico diverso e speravo di giocare stasera. E sono molto contento perché ho anche aiutato la squadra in questa vittoria, che è molto importante, e speriamo di avere spazio anche in futuro. Ora una delle nostre priorità è quella di riuscire a cambiare un pochino il ritmo, cioè non giocare sempre a 180 all'ora, ma riuscire a rallentare un po' il gioco e poi invece riandare in accelerazione, perché abbiamo dei giocatori molto veloci. Stasera è stata una buona partita, abbiamo sofferto un po' nella prima parte del primo tempo, ma poi sinceramente diciamo è stata una gara gestita abbastanza bene, si è trovato anche il gol, diciamo non facilmente, però si è trovato anche il gol, e questo è sicuramente un aspetto positivo. I risultati servono per dare più fiducia all'ambiente, dare più fiducia ai ragazzi, quindi in questo senso è sicuramente un risultato importante. Spazio adesso ai motori. Dopo tanti rumors, finalmente sono state svelate le 8 gare valide per la stagione 2019 del campionato italiano rallistico. Confermata anche per questa stagione la decisione di proporre ben 6 round su asfalto e 2 su sterrato. Non sono ovviamente mancate le polemiche, dove è stata sottolineata la mancanza di coraggio di osare da parte della federazione. È tutto anche per lo sport, di nuovo un breve break pubblicitario e poi di nuovo qui con la terza e ultima parte del nostro telegiornale. A tra poco. Di nuovo qui, terza e ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono particolari aggiornamenti, quindi spazio agli auguri, tanti auguri a Massimo Vizzoni di Marina di Pietrasanta da parte dei genitori, il fratello, parenti e amici. È tutto anche per questa edizione, vi ricordo che tutti i servizi, i nostri articoli potete ritrovare sul nostro sito www.noitv.it. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.